Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, perché guardate i video, ma pochissimi sono iscritti in confronto a quanti video sono visualizzati, cosa di cui comunque mi fa piacere. Però iscrivetevi al canale se vi piace. Detto questo, vediamo se riusciamo a installare oggi questi connettori per lampade anabbaglianti o abbaglianti. Ovviamente, come sapete, ci sono due modelli. Ovviamente è un lavoro semplicissimo, è un lavoro che va fatto però sostanzialmente con macchine che comunque hanno già una certa età, e al 99% quando andrete a sostituire le lampade vi renderete conto che i connettori sono andati, perché tendono a incrudolirsi, a seccarsi e si spezzano. Quindi, onde evitare i falsi contatti che sicuramente ci saranno, è una procedura molto semplice che potete fare anche da voi sostituendo solamente i connettori. Arrivano già con, ve li faccio vedere, li apriamo, arrivano già con i loro Fastom, che però io non utilizzo perché sarebbe un doppio contatto che potrebbe poi nel tempo provocare un altro falso contatto. Quindi io li taglierò e li salderò, oppure li connetterò direttamente con la grimpatrice, quindi con i contatti suoi. Questo è quello che arriverà, quindi sono tutti e due i maschi nuovi, già corredati di cavo, come vedete, e già corredati di Fastom. Però, come dicevo prima, io li taglierò e li giunterò e nuovamente, proprio per evitare altri contatti che nel tempo potrebbero dare problemi. Con questa procedura è anche comodo, perché in effetti si vanno anche a prolungare, quindi magari avremo un pezzettino di cavo in più da poter utilizzare. E vediamo insieme di fare una procedura corretta dell'installazione dei nuovi connettori. In questo caso parliamo di lampade H4, che sono le lampade con tre contatti, perché hanno sia anabbagliante che abbagliante, uno al comune ovviamente, mentre le H7 sono lampade singole, quindi hanno solamente due connettori, positivo e negativo. Andiamo a vedere come fare una sostituzione abbastanza corretta. Ok, come potete vedere, questi sono i connettori. Come potete vedere qua, questo è il connettore originale, che ovviamente è devastato perché è del 1996, quindi questo è. Adesso lo andrò a rimuovere e rifarò anche questi isolamento qua, in modo da mantenere, diciamo, la filatura abbastanza, i cavi abbastanza puliti. Quindi andremo a rimuovere questo e saldare i cavi qua, riportando ovviamente i Fastom nelle stesse posizioni. Vediamo di procedere. Ok, come potete vedere, questo è il connettore delle H7, questo è il connettore originale, come si vede è praticamente mezzo squagliato, ma perché poi l'ho rimosso io, perché per vedere com'era all'interno, ma era tutto già bruciato e squagliato. Quindi andremo ad applicare il nuovo connettore mantenendo ovviamente le stesse posizioni, sui stessi colori, e dopodiché vedremo il risultato finale. Questa parte qua, questa parte degli unipolari, eventualmente ci metterò un isolante, quindi un termorestringente, e vediamo la fine del lavoro. Questo era il risultato di tanti anni di falsi contatti. Ed andremo ad applicare questo connettore qua. Quindi il nero rimane nero. Come possiamo vedere, andremo a collegare nella stessa identica posizione, quindi il nero rimane nero, il bianco diventerà il giallo, che era nella stessa posizione, il blu diventerà il bianco verde. Quindi andiamo a tagliare.
Brightlist.io. Ora installiamo i giunti, perché per saldarlo è un pochino scomodo là sotto, quindi facciamo bastare questi. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, con una pistola termica ho messo, diciamo, l'autorestringente sulle connessioni, giusto per dargli un pochino più di stabilità, e adesso andiamo ad applicare la nostra lampada sul nostro nuovo portalampade. Perfetto. A questo punto lo andrò a fissare qua con una fascetta in modo che non si muova, e passiamo all'altro portalampade. Artlist.io. E ora facciamo la stessa cosa di qua, dove avevo già provveduto a mettere del nastro isolante proprio per questa problematica, già verificata anche nell'altra lampada. Ovviamente parliamo di materiali degli anni 90, quindi già secondo me sono durati abbastanza. Nella stessa maniera andiamo Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, fatto anche questo, è sistemato per bene, lo andiamo a collegare e dovremmo aver risolto tutti i problemi. Ok, questo stessa cosa verrà fermato con una fascetta in modo da non muoversi. E non dare adito a falsi contatti strani che si potrebbero formare. Questa è la tecnologia avanzata, la buttiamo e andiamo a provarle. Ok, abbiamo finito, andiamo a provare ad accendere. Ok, gli anabbaglianti sembra che funzionino. Adesso proviamo gli abbaglianti. Andiamo a vedere. Artlist.io. Questo a posto. E questo a posto. Quindi i collegamenti, eccoli qua, è stato collegato e fissato con la fascetta, questo è stato sostituito e questo anche.
quindi a questo punto andrò solamente a tarare leggermente l'altezza dei fari per vedere che effettivamente siano tarati giusti e a posto. Anche questa è fatta. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se volete iscrivervi al canale mi fa piacere, e se volete avere le novità selezionate la campanella in modo che tutti i miei nuovi video ce li abbiate a portata di mano. Io con questo vi saluto, buon proseguimento e al prossimo video. Ciao a tutti!